Intanto io credo che questi progetti siano importanti come offerta integrativa, l'impegno pubblico che non deve mancare, su cui cerchiamo di impegnarci sia come bilancio regionale ma anche nella battaglia che stiamo facendo nella legge finanziaria. Sì, oggi abbiamo da parte delle famiglie, dei disabili, degli anziani, famiglie che hanno necessità con ragazzi, adolescenti, abbiamo molta richiesta di domiciliarità, quindi di progetti individualizzati, quindi meno strutture e più presa in carico individuale con progetti individuali. Io penso che la capacità così progettuale delle cooperative sociali che la capacità organizzativa di flessibilità possa andare incontro a questa nuova domanda, a questa esigenza che fa migliorare, io credo, la qualità della vita delle persone e ci pone anche in un'ottica di risparmio, perché un ragazzo allontanato dalla famiglia in struttura costa 120, 130, 150 euro al giorno, un servizio di prevenzione e di sostegno che lo fa rimanere nel suo ambito familiare, se fatto bene può aiutare veramente a rimanere in famiglia e a vivere meglio con dei costi minori. Quindi dobbiamo riconvertire un po' il nostro welfare, lavorare tutti sulla progettazione.